Presidente, una vittoria importantissima in questa fase nazionale dei playoff. L'Agropoli quindi inizia, nonostante 4 gravi defezioni, ovvero Russo, Capozzoli, Natiello e Mustone, l'Agropoli è riuscita a vincere questa partita che la proietta diciamo verso un risultato importante, anche se c'è un ritorno in casa del Roseto che non va sottovalutato. Assolutamente, questo ci insegna anche in virtù dell'esperienza dello scorso anno, le finali sono così, gli scontri diretti bisogna essere attenti, basta pensare oggi i due errori che abbiamo fatto sui loro due gol, quindi possono essere fatali naturalmente per il risultato, però prendiamo di buono di quello che è il risultato, l'organico naturalmente sappiamo che è un organico abbastanza vasto, però le defezioni sono comunque altrettanto importanti, il nostro capitano Capozzi, lo stesso come Natiello, Russo, sono tutti importanti, ma così come sono stati importanti i ragazzi che oggi sono entrati e hanno dato una giusta prova di attaccamento, basta pensare che lo stesso Pirone che ha segnato, ha giocato pochissimo, quindi ci ha portato in vantaggio e ci fanno, come dire, ben sperare per la partita di ritorno, ma non abbassiamo la guardia, quindi andare lì sicuramente sarà una partita difficilissima in un campo molto stretto, quindi un ambiente particolare, quindi non bisogna minimamente galvanizzarsi per questo risultato, bisogna stare solo attenti. Parlando dunque da dicembre ad adesso, quindi sono arrivati fondamentali acquisti tra dicembre e febbraio. Guarda, l'abbiamo detto innumerevoli volte, quindi l'organico è importantissimo, riteniamo che i ragazzi che sono arrivati, i tre ragazzi, sono stati importantissimi, come lo stesso Manzillo, ho già visto benissimo la prestazione che ha dato anche nel secondo tempo, l'esperienza, le geometrie, nonostante che diventa difficile giocare col giropalla su questo campo, perché questa è la vera defezione del campo, ahimè, ci dispiace, in una struttura così bella, dove pure l'amministrazione si sta già adoperando a pensare come poterla migliorare, però come giochiamo noi, altrettanto giochiamo per l'altra squadra, quindi tutte e due le squadre che giocano su questo campo sono penalizzate per il bel gioco. Certo, chi gioca in casa deve attaccare, deve segnare, deve vincere, e rimane più difficile, quindi speriamo per la partita di ritorno che comunque con il rientro degli altri ragazzi, ma comunque ripeto, non cerchiamo di non gioire solo perché sappiamo che abbiamo altri 4 ragazzi in più, pensando di poterlo vincere facilmente fuori casa. Come vede l'ambiente all'interno della squadra? C'è serenità? Come lo ha visto il presidente Cerruti? Oddio, assolutamente sì, i ragazzi stanno sereni, l'ambiente sappiamo benissimo che è stato molto agitato, io non voglio parlare, l'avevo detto la volta scorsa, anche altre non mi va di parlare, fino a fine campionato, poi potremmo fare sicuramente una disamina ben precisa per quello che è stato. Noi con tutti, così come abbiamo iniziato il campionato, iniziando con i cocci, la società è stata abbastanza forte, dispiace naturalmente quello che è successo perché offendere, denigrare a qualcuno che fa parte di questo progetto in termini societari ha fatto solo male, perché questi si vede l'attaccamento, parlo personalmente nei confronti di Puglisi, noi dobbiamo elogiare, dobbiamo rispettare, dobbiamo rendere onore alle persone che anche da fuori vengono qui e portano avanti questo progetto di Agropoli. Oggi il calcio è diventato difficilissimo, l'ho detto innumerevoli volte, quindi non in merito a questo mi fa piacere che, ripeto, diamo serenità ancora ai calciatori e poi a fine anno tireremo le somme. La cosa più bella è il ritorno dei tifosi e questo ci fa ben sperare, è il lavoro che stiamo facendo, soprattutto per come lo stiamo portando avanti questo progetto, il ritorno è l'unica risposta che naturalmente volevamo e lo stiamo ottenendo. Speriamo che tireremo avanti ancora cercando di andare in finale e di poter dare una gioia alla città di Agropoli, dove naturalmente io, come tutta la società, ci teniamo tantissimo, abbiamo sofferto tanti anni, sperando di poterla riportare forse nelle categorie più avvezze per la città, per i colori, per la storia e soprattutto anche per i nostri sforzi che abbiamo profusi in questi 7-8 anni. Che già meritava lo scorso anno, però quest'anno comunque l'Agropoli ha fatto un grande campionato, ci si sta avvicinando alla Serie D, anche se comunque non ha ancora nulla di certo, perché appunto c'è una gara di ritorno a giocare e poi la finale probabilmente
chiunque andrà in finale, al di là di questo c'è la squadra di Olivieri, il Brindisi, un suo ex, diciamo, tesserato, un allenatore che fece bene lo scorso anno e che però purtroppo, diciamo, finì in maniera negativa con la sconfitta di Castrovillari, che, diciamo, precluse l'Agropoli a restare in eccellenza. Questa è un'altra risposta, allora vuol dire che molte volte non è che abbiamo sbagliato, abbiamo fatto bene. Il fatto stesso che ci sia un altro nostro allenatore che stava qui, andare ad allenare una piazza come Brindisi, con tutto il rispetto, sappiamo benissimo che la città di Brindisi, non vado errato, dovrebbe fare circa 400.000 abitanti, ha una storia di Serie B, ha una gloria, con tutto il rispetto, è che lui sta allenando lì, lo scorso anno l'abbiamo avuto noi, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto anche noi nelle scelte pregresse o soprattutto per quello che duramente cercheremo di fare, o meglio quello che abbiamo fatto anche quest'anno, perché come abbiamo parlato dei calciatori, che nonostante abbiamo subito delle critiche, tutti hanno potuto notare per come sono stati a servizio della squadra e come si sono resi utili per poter naturalmente fare questo cammino così faticoso. Adesso incominciano poi le giornate ancora di caldo, ci auguriamo, visto che le temperature sono state abbastanza mite, e quindi ti consente ancora di poter giocare con ritmi più elevati. Niente, dopo tutto questo speriamo anche, dobbiamo come dire, dire grazie ai tifosi, la fiducia, i tifosi veri, i tifosi che ci credono, i tifosi che sono che hanno l'attaccamento a questa società, a questa maglia e a questa città. Io dico, faccio un appello, sperando tutti che naturalmente ci possano seguire tutti a Roseto, e con l'auspicio di poter incontrare il nostro mister per la finale di Brindisi, e poi a quel punto onore al vincitore. Allora mister, una vittoria sofferta, però una gran vittoria contro il Roseto, che proietta l'Agropoli in una, diciamo, con la possibilità di pareggiare o vincere nella partita di ritorno. Sì, una vittoria importante, innanzitutto importante. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra difficile da affrontare, una squadra ostica. Io domenica sono andato a Roseto a vederla e le stesse impressioni che ho avuto domenica scorsa le ho adesso a fine partita. È una squadra che appena sbagli ti punisce. Noi abbiamo commesso due errori e abbiamo subito due gol, perché poi abbiamo provato a fare la partita, non sempre ci siamo riusciti in maniera lucida, abbiamo avuto un po' un contraccolpo psicologico dopo il primo gol, ci siamo un po' disuniti, però poi nel secondo tempo abbiamo trovato un po' le giuste misure, abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a trovare questa vittoria. Dispiace molto per Gianmarco, che dal 9 febbraio rientrava dall'infortunio e la stessa caviglia è dovuto riuscire. Ecco, diciamo che il primo tempo, in particolare forse parte del secondo, diciamo è come se le assenze dei titolarissimi, ovvero Capozzo, Natiello e Mustone, praticamente abbiano creato qualche problemino nel senso tattico, cioè i giocatori non si intendevano alla perfezione. Forse questo è stato un poco anche, diciamo, ciò che ha dato forza a Roseto, insomma, per fare questi due gol. Vabbè, Peppe, Donato, Domenico, lo stesso Francesco Russo sono giocatori per noi importanti. Russo, giusto. Chiaramente quando ne mancano quattro si può sentire, oggi un pochino si è sentito, però alla fine non credo che sia stata una questione di assenze, è stata più una questione di errori da parte nostra, sia da un punto di vista tecnico. In fase di possesso palla abbiamo sbagliato tanto, abbiamo sbagliato tanti passaggi, abbiamo sbagliato tanti stop e poi abbiamo commesso quei due errori gravi sui due gol, che se non ci fossero stati la partita probabilmente sarebbe finita 2-3-0, che era sicuramente un risultato che ci avrebbe fatto stare un pochino più tranquilli. Ma non dovevamo abbassare la guardia prima della partita di andata, a maggior ragione lo dovremmo fare adesso, perché abbiamo visto che le insidie si nascondono sempre dietro ogni angolo, dietro ogni azione, dietro ogni fallo laterale, punizione, quindi dovremo stare attentissimi per tutto l'arco della partita.
ha dei problemi, dei gol subiti e quindi di qualche errore fatto nella retroguardia, però non possiamo non fare un plauso ai cambi, a Pirone e Doto appunto, sono entrati in campo con grande spirito di sacrificio e hanno cambiato la partita alla fine, perché poi diciamo hanno dato quel guizzo in più, quella velocità che praticamente ha permesso all'Agropoli poi di fare due gol e quindi di riprendere il risultato che sembrava compromesso. Sì, allora partiamo di Gianmarco, ne abbiamo già parlato. È entrato, ha fatto gol sul rigore, poi è dovuto uscire per di nuovo un'entrata su quella maledetta caviglia che non gli permette di stare tranquillo. Volevo spendere due parole per Pirone, perché per me è un talento, ha tecnica cristallina, ha avuto vari problemi che hanno interrotto il suo percorso di crescita quest'anno, un problema ad una costola, adesso un problema al pube e agli adduttori, però ragazzo, ripeto, di un talento cristallino che si è inserito pur giocando pochissimo, benissimo in un gruppo, e io mi aspetto tante cose positive da lui in questa stagione e nella sua carriera. Per quanto riguarda Gian Domenico mi fa arrabbiare. Stavo dicendo a Stefano prima, un allenatore che fa entrare Doto si procura il rigore e fa l'assist per il 3-2, l'allenatore dovrebbe essere contento della prestazione di Gian Domenico. Io non lo sono, perché so quanto Gian Domenico potrebbe dare di più a questa squadra, potrebbe dare di più a se stesso. Lo invito pubblicamente, l'ho già fatto in privato, quindi per questo posso permettermi di farlo anche pubblicamente, a credere veramente in quelle che sono le sue potenzialità, che sono, fidatevi, sono tantissime, sono enormi, ha un potenziale enorme Gian Domenico, però deve crescere mentalmente. Infine un appello al pubblico, perché l'Agropoli con il pubblico sta dando il massimo, dobbiamo dire la verità, a parte oggi nei momenti di difficoltà, però comunque finalmente l'Agropoli vediamo un tifo organizzato, cori che quindi c'è una squadra, quindi un appello che appunto vengano anche a Roseto e magari anche nelle partite, se dovessero esserci altre partite, insomma. Sì, io sono entrato in campo con i ragazzi a fare riscaldamento penso tre quarti d'ora prima della gara e i ragazzi erano già là in tribuna, ed sembra una cretinata, ma è bello vederli, è bello sapere che c'è chi è venuto a vederti, chi è venuto a sostenerti. Poi magari nei momenti in cui abbiamo della gara, in cui abbiamo sofferto, cioè, ho sentito qualche critica, ma meglio critiche da un pubblico presente che silenzio assoluto da un pubblico assente.